Che cos'è la medicina di genere e perché è meglio parlare di medicina di genere specifica? Parlare di medicina genere specifico mette in evidenza da subito come ci siano delle differenze fra uomo e donna, non solo a livello biologico, ma anche a livello di genere, cioè quindi ciò che è legato agli usi e ai costumi del gruppo sociale in cui essi vivono, che determinano, influenzano la sintomatologia delle patologie, le cure e la risposta alle cure, appunto per le stesse patologie. E anche, diciamo, tornando appunto indietro, anche l'approccio alla prevenzione e poi alla riabilitazione, cioè un uomo e una donna rispondono in maniera diversa ai trattamenti, anche perché la sintomatologia delle stesse malattie, per esempio infarto cardiaco, ma anche, come nel mio campo, depressione o disturbo bipolare, hanno una sintomatologia differente. Anche le cure si è visto appunto che hanno una risposta diversa perché uomo e donna sono diversi per quanto riguarda la farmacocinetica e la farmacodinamica, cioè la modalità con cui vengono assorbiti e metabolizzati i farmaci è differente.